porta a fare questo premio, lo posso dire, un premio che io mi merito, io esagero al contrario. Tante volte io vengo rimproverato dai miei figli, da Rosana, da Walter, dai miei nipoti adesso che sono grandi. Dice, ma tu ti butti troppo giù, tu parli con quel ministro e pare che sei tutto felice, dice il ministro mi ha chiamato, ma guarda che tu sei più importante di quel ministro, perché il ministro passa, tu ho 60 anni che stai sulla ribalta, ti vogliono bene tre generazioni, mi aprono gli occhi, però questa volta sono contento di me stesso, comincio a piacermi alla vecchiaia, fino a un po' di anni fa dicevo non mi amo più, non mi voglio manco vedere. Perché ho saputo inventarmi queste due o tre fasi della mia vita ultime, prendendo spunto dai personaggi che convivono con me, perché nonno Libero, commissario Lagarto e Oronzo Canale, allenatore del pallone, sono tre personaggi che convivono con me e quindi devono anche comorire con me. E come che lo facciamo a stare nella cassa che siamo tutti 100 kg l'uno? Questa è una domanda. Io ogni tanto chiedo l'aiuto a uno di questi. Per esempio, durante la pandemia, all'inizio, per non stare a casa a fare il vecchio con la mascherina, a spiegare a mia moglie che non sta bene, è inutile che sto a dirvi cos'ha, ma tutti avete intuito, lo sapete, si dice o non si dice, perché la parola Alzheimer non la vuole nominare mai nessuno. E io quindi devo combattere a fare il comico con mia moglie e a soffrire perché, essendo una persona che amo da 60 anni, mi dispiace vedere queste due carni che piano piano si, come se si separassero fra loro, cominciano a esserci cose che mi ripete 50 volte nell'arco di due minuti. Vabbè, lasciamo stare l'argomento, sennò poi viene fuori il vecchio che piange. In tutto questo momento io dissi, la pandemia, stare sulla poltrona a dire, a spiegare a mia moglie che cos'è, che la possiamo prendere anche noi, i polmoni, non mi va. Accetto qualunque cosa. E in quel periodo accettai di fare un film in Puglia, qui vedi, perché Ron Moss, l'attore americano, questo sventolone di quell'uomo che faceva Dallas, così, la Dynasty, queste serie americane che non erano per noi, per gli italiani, queste serie di persone un po' che se la facevano col cugino, con la cognata, non erano concepite da noi, Top Castle, fate chissà. E invece questo è famoso e vuole conoscere. Sono venuto in Puglia, ho girato con lui, siamo diventati come fratelli, continuando lui a parlare solo americano e io a parlare solo italiano. La scena del Colosseo si è capitata davvero in vita sua? Quella degli scatti. Ah, no! Quella è tutta inventata da me. Non era proprio nel programma. Non c'era neanche scritta sul copione. Io dico, dobbiamo fare qualcosa con questo attore. Quell'attore che ha fatto il prete era uno dei Brutus ed era proprio di Bari Bari. Era nata a Donella Piggia qui a Bari. Dino Cassio si chiamava, non c'è più. Era quello che dava gli schiaffi, quelli che ho sopracciglione. Allora dici, non fai una scena proprio, non a fare due parole me ne va. Dico, senti, vogliamo fare una scena che noi due, se non ci conosciamo da tanto tempo, ci rivediamo, dopo tempo, e si danno gli schiaffi, danno quanti, ehi, targhete una mano, disgraziate, ah sì, sì, è bello. Allora, Salce, senti, dici, visto che io voglio girare una scena al Colosseo domani, facciamo un incontro al Colosseo, che è bello far vedere il Colosseo come sfondo, lui è quello col prete che viene col pullman, con la congregazione del paese, Canosa ce l'ha scritto, c'era Jimmy Fenova, e così facemmo, che dobbiamo fare di far lui a me? Io faccio, beh, ci devo quattro scarpe, e diciamo, Barbuto, quando noi chiamavamo, poi parliamo di dialetto stretto, così facciamo mettere sottotitoli in arabo, cosa che oggi non avrei fatto, se no andava a finire male, chissà che c'era scritto poi con la scritta, insomma alla fine giriamo così, è riuscito benissimo quella scena, ce l'hanno tutti i telefonini d'Italia, ma non sapete il cinema del cinema di quel film, il finale sembra un finale di Buñuel addirittura, dopo tutti gli schiaffi che ci siamo dati, dopo che io ho detto, Peppino, oh Marco, ti ricordo quando abitavamo a Canosa, quando abitavamo,
ciao, come stai? Bene, se faccio il prete. Beh, ci vediamo, ciao. E quando ce ne va, ma che cazzo conosce questa? Questo è appunto. Sì, però volevo dirti una cosa, volevo tornare come ultimissima domanda all'inizio di questa conversazione. Quando c'è stato, i tuoi genitori erano seduti là e Modugni ha parlato di te, tu dove eri su questo palco? Qui, ci mettiamo anche qui. Allora vorrei vedere se l'applauso che hai ricevuto nel 66 era più forte di quello che stai per ricevere adesso.